Io penso che se noi, e questa è una proposta, è una proposta politica da giocare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, a tutti i tavoli, al tavolo nazionale, ai tavoli della politica locale, per confrontarci. Ma io penso, guardate, che se il Comune non trasferisse una parte di quell'IMU da cui lo Stato pensa di avere circa 92 milioni di euro, ma ce ne bastano 46, lasciatecene 46. Ecco, con questi 46 noi riusciremo a ottenere il pareggio di bilancio per il 2012 dell'AMT per conseguire una corretta e veritiera costruzione della nuova azienda unica regionale. Avviare immediatamente la costruzione del prolungamento del metro da Brignole a Piazza Martinez senza fermare il cantiere che altrimenti a marzo concluderà i lavori. Il cantiere della tratta De Ferrari-Brignole a marzo finisce. Allora è sviluppo o non è sviluppo? Se io posso far ripartire questo cantiere e farlo arrivare dove deve arrivare, è lavoro? È sviluppo della città? È possibile guardare avanti verso il futuro? E poi abbiamo bisogno, e sempre con questo, riusciremmo con 46 milioni, che se li potessimo tenere nei 92 che si prenderà lo Stato, avviare l'acquisizione dei nuovi bus ecologici per contribuire al rinnovamento della flotta, e sappiamo quanto ne abbiamo bisogno, e persino un programma di riduzione delle tariffe, degli abbonamenti per chi non ce la fa, per i lavoratori, gli studenti. Potremmo farcela, potremmo farcela con le nostre forze. E io penso che lo farò, Voi sapete che Fassino ha detto, provando anche lui, come sia sindaco gli tocca in questo periodo fare queste cose, a fare il bilancio 2012, ma guardate, noi sforiamo il patto di stabilità perché altrimenti non ce la facciamo. Lui ha detto così. Io posso permettermi di non dirlo, e le conseguenze di sforare il patto di stabilità, guardate, sono molto pesanti. Possiamo permetterci di non dirlo per quello che abbiamo fatto in questi anni, ma io voglio sviluppo, non voglio solo la tenuta dei conti in ordine. Allora, se con un'operazione di questo tipo io riesco a far ripartire i cantieri della metropolitana, a migliorare la qualità del servizio e accompagnare la nostra azienda a quelli che saranno i concorsi, le gare, i bandi per l'azienda unica nel 2013. Ma questo è tenuta di coesione sociale, è sviluppo o è localismo? Ditemelo voi. Io credo che sia l'impostazione giusta. E sfido gli altri su questo, sfido tutti, sfido la politica su questo.